appuntamento con il TRG Plus che questa sera ci porta a Costacciaro e da Costacciaro poi addirittura a Roma. Sì, perché il 22 luglio scorso è stata una giornata importante per il comune del territorio appenninico in quanto la sua sagra, la sagra dei Bigoli, quella che si tiene il prossimo 17-18 agosto, ha ricevuto il marchio UPLI Sagra di Qualità, un marchio importante che viene riconosciuto a tutte quelle manifestazioni che hanno una solida tradizione alle loro spalle. Sono stati ricevuti in Senato per questa cerimonia che ovviamente ha riguardato anche altre realtà italiane. In particolare la giornata è stata aperta dall'intervento del presidente dell'UMPLI Antonino Laspina, poi il senatore Antonio De Paoli che ha in qualche modo presentato anche le prossime novità legislative a sostegno di manifestazioni storiche importanti e soprattutto testimonianze vere della cultura del territorio come sono le sagre, e ancora il saluto a tutti i presenti da parte del presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati. In quell'occasione c'era a ricevere questo importante riconoscimento per Costacciaro il presidente della Pro Costacciaro Riccardo Conti, in un anno tra l'altro importante per questa associazione che festeggiava i suoi 50 anni di attività. E allora vi proponiamo proprio il video che racconta questa giornata vissuta a Roma, un momento importante per questa realtà appenninica che ha fatto proprio della sua sagra uno dei momenti di rappresentazione della propria identità. Vi lasciamo al video. Averli qui oggi significa essere in mezzo a quello che è la realtà dei nostri territori. Sembra di essere a casa. Vedete, i valori che voi rappresentate all'interno dei nostri territori sono fondamentali. Credo che le istituzioni a tutti i livelli devono tener conto di quella che è la vita, la realtà, le attenzioni dei nostri comuni, dei nostri territori, della nostra gente. Potremmo allargarci su questo aspetto, ma è talmente normale la cosa, normale. Questo è un esempio di apertura del palazzo a quello che è la realtà dei nostri territori. Vediamo in sala tantissimi sindaci e i rappresentanti di quelli che fanno rivivere nei nostri territori le nostre tradizioni, i nostri prodotti, le cose normali di tutti i nostri giorni, e recuperare questo valore fondamentale e importante dei nostri piccoli grandi comuni, delle nostre comunità, dei nostri prodotti locali, delle nostre realtà vorrei dire artistiche, culturali e anche ambientali, credo che sia un aspetto importante. Oggi il marchio Sagra di Qualità significa attenzione ai territori e avere attenzione rispetto alla propria gente e quello che rappresentano. Oggi il Senato con questa rappresentanza apre le porte ai nostri cittadini e al mondo che ci attorna. Non facciamo le grandi cose come tante volte che nessuno capisce, queste li capiscono tutti. Sono i nostri volontari dei nostri territori che danno il proprio tempo, le proprie professionalità per gli altri. Stiamo studiando, io ho già la bozza pronta, ci dobbiamo vedere nei prossimi giorni, quindi prima dell'estate, per fare un disegno di legge, una proposta che dia un tanto riconoscimento delle proloco a livello nazionale e poi uno snellimento, chiamiamolo così per non usare altri termini, delle procedure per poter fare questo tipo di manifestazioni. Vediamo se riusciamo a farli diventare concretezze e realtà nell'aiutare le nostre proloco, i nostri volontari, a chi ci crede, che dà il suo tempo volontariamente, la sua professionalità e non solo per gli altri, e chiaramente star vicini a quello che è il baluardo fondamentale dell'istituzione italiana che sono i nostri sindaci.
Per noi è uno degli appuntamenti più importanti dell'anno, la consegna del marchio di qualità per gli eventi delle Proloco, le sagre che sono la valorizzazione e la promozione del prodotto tipico e del territorio, un marchio per l'eccellenza, per migliorarsi nella promozione e nella proposta delle antiche ricette, dei prodotti trasformati, dare opportunità alle aziende che con esse sono collegate, aiutare l'economia per dare un valore aggiunto a quello che è il nostro bene principale, che è appunto il prodotto tipico. Quello che si riesce a fare è frutto di un lavoro di squadra che ci unisce, che ci fa stare tutti bene, ci fa trascorrere quelle giornate piacevoli che, una volta finito tutto, passa la stanchezza, passa tutto e ci ricordiamo della bellissima esperienza che abbiamo vissuto. Regione Umbria, Proloco Costacciaro, sagra dei vicoli e dei prodotti del Parco del Monte Cucco. Presidente Riccardo Conti, presidente regionale Francesco Fiorelli. L'Umbria ha fatto il pieno, è stata la regione con il maggior numero di riconoscimenti. Complimenti presidente, bravo. È merito chiaramente di una regione che è ricca di storia e anche di grandi prodotti di eccellenza. La parola al presidente della Proloco. Grazie a tutti per questo premio. Noi circa 20 giorni fa abbiamo festeggiato il 50° anniversario della fondazione della nostra associazione. E come abbiamo già detto, ringraziamo veramente tutti i volontari che non solo in questa sagra ma durante l'anno dedicano il proprio tempo libero all'associazione e all'attività della Proloco. Quindi Costacciaro è un piccolo paese nel Parco del Monte Cucco, siamo poco più di 1000 abitanti, ma ognuno di essi almeno una volta nella vita ha partecipato a questa sagra. Quindi grazie ai volontari, grazie alle bambine, ai ragazzi che si stanno avvicinando, a chi sta in cassa, al bar e soprattutto alle cuoche. Grazie ancora. Le Proloco esprimono davvero, rappresentano davvero quello che è il territorio e quindi quello che è il tessuto economico, sociale, quelli che sono tutti, diciamo, gli aspetti, le declinazioni che il territorio porta nei confronti dei cittadini. Oggi noi ci troviamo di fronte ad un grande avvenimento. Io ho proprio il piacere di incontrarvi, il piacere di conoscervi anche attraverso tutto quello che voi fate, ed è questa una cosa importantissima, quindi vi ringrazio molto, vi ringrazio per quello che fate ogni giorno e quello che producete, perché voi rappresentate quell'Italia che non solo si presenta a noi in maniera così importante, ma si presenta al mondo, perché in tutto il mondo ci riconoscono questa grande capacità di esserci e di essere presenti con quello che facciamo, con la genialità dei nostri territori, con l'eccellenza dei nostri territori. Quindi grazie di cuore.